Non ho mai mangiato roba marcia e non cucino roba marcia. C'è una sottile, ma neanche tanto sottile, differenza tra il cibo non proprio nuovo, fresco, comprato oggi e svuotare il frigo. Facciamo un esempio pratico. Sto per fare una crema vellutata a pappa di spinaci e devo usare questa panna perché mi è avanzata. Scade fra 2 giorni, è aperta da 3. La apri e non ha proprio un odore meraviglioso. Però l'ho assaggiata. Ed è buonissima, come quando l'ho aperta, di conseguenza la uso, ok? Mi rischio pericolo in questo caso perché con i latticini bisogna andarci sempre un po' cauti, però comunque è buona. Questo cipollotto ha visto sicuramente tempi migliori, ma tolta la parte esterna e torta la punta è usabile, quindi perché buttarla? Sprecare il cibo è secondo me uno dei più grandi peccati di questa vita. I soldi contano, personalmente non li cago e di conseguenza uso tutto quello che ho, tra l'altro è facile fare spesa in più. Ma lo sapevi che la buccia del kiwi si mangia? Cioè, non è che sei obbligato, però si può. Guarda. Tutte le proprietà del kiwi stanno nella buccia. In cosa sta la buccia? Di pelo. Un pochino pizzicorino. A parte con la testa, però si taglia, perché è pizzica. È anche amara, non è buona. Buona seconda colazione a tutti gli hobbit. A questa domanda non risponderò mai, per tante ragioni, ma la principale è che io faccio prevalentemente cose di cucina e non ho alcuna intenzione di dover dare il mio patentino di nascita per decidere se posso fare o meno le lasagne alla bolognese. L'ovvio, ossia che quando ti cagano in una regione non è che ti danno insieme al certificato di nascita le ricette regionali, non rappresenta né TikTok né i social in generale. E sinceramente ho la fortuna di avere un accento indistinguibile perché ho vissuto dappertutto, non ho alcuna intenzione di cadere in questo tipo di trappole. Che poi a me il campanilismo è sempre stato sul cazzo, è una forma di fascismo inutile che non ho ben capito perché portate avanti, e un'altra cosa che mi sta sulle palle è l'idea che abbiamo tante cose in comune perché tutte e due siamo nati in Toscana, ma anche no. Aggiungiamo che chi davvero è interessato a sapere qualcosa di me, dove abito e dove sono nata e dove sono vissuta, lo sa, basta avermi ascoltato un po'. Per fare questa ricetta ci vorrà del fegato. Sciacquiamo e togliamo tutto il sangue. Tamponiamo con carta assorbente. Più l'animale è giovane e meno il gusto sarà forte. Questo è Bidellone. Spappolato perché vado al massimo! E ora tagliamo le cipolle a rondelle grosse. Poi fai così. Cipolle così tremende che non solo piango, pure il moccio al naso. Olio caldo. Facciamo soffriggere per un paio di minuti. Acqua, poco aceto di vino bianco, chiudiamo col coperchio e facciamo stufare per 20 minuti. Sale, pepe, fegato, un po' di salvia, fiamma alta, facciamo andare per 5 minuti, girando con la pinza. E pronti! Mamma mia, è stupendo! È più buona questa della bistecca, l'ho detto! Hai una faccia che fa schifo, guarda come sei tutto disattato che finisce. Sbudelliamo la salsiccia. Salsiccia e caciocavallo piastrato. L'unica faccia possibile è questa. La bellezza. Olio, peperoncino e cipolla. Aggiungiamo la salsiccia sbudellata. Vino. E facciamo evaporare. Ed ora zucca. È finita la bombola mentre cucinavo. È tornata la bombola, si ricomincia. Una cosa schifosa, in questi 10 minuti una mosca ha fatto le larve sulla salsiccia. Aggiungerei bestemmie a caso. Scaldiamo questa piastra merdosa, lo facciamo fondere. Ecco, appoggiamo qua. Una volta che è raffreddato riesci a staccarlo. Tac. E lo metti sul fondo del piatto. Usiamo pure gli scialatielli. Togliamo la pasta al dente e finiamo la cottura là dentro. Fiamma spenta, parmigiano. Questo formaggio viene sotterrato dalla pasta. E pronti! Adesso vediamo se ha un senso quel cazzo di caciocavallo là sotto, perché io ho il dubbio, non serve un cazzo. Iniziamo con il giochino sessuale col cetriolo, che come puoi vedere apprezza. Con questa operazione abbiamo tolto l'amaro. E ora lo gratteggiamo con i pori piccoli. Sa di anguria.
Una di merda, però guria. Dobbiamo togliere tutto il liquido del cetriolo. Lo stiamo proprio torturando, sto poraccio. Ah, stiamo facendo la salsa tzatziki. E come me abiti in un posto sfigato, prendi questo e prendi solo il bianco. Maltrattiamo un limone e infine schiacciamo pure dell'aglio. Violenza in cucina. Forchetta storta, mescoliamo tutto. Metà di succo di mezzo limone. Finocchietto selvatico che ho raccolto con le mie manine di merda. Sale, pepe, olio e mescoliamo. Assaggia e se occorre altro limone, basta. Facciamo riposare un'oretta. E ci riempiamo la tortilla col tonno. Pronti! La pasta con la salsa tzatziki e il salmone affumicato. La stagione dei piselli è già finita. Si torna col surgelato de merda. Che finizza. Ci mettiamo un po' d'acqua, li chiudiamo col coperchio. Microonde lercio, massima potenza. Mentre aspettiamo andiamo al cesso. Andiamo, va. Quando li apri stai attento a non ustionarti. C'è la cipolla e ovviamente ci metto pure le uova. Ho anche della menta zombie, quindi la uso. Sembra quasi una ricetta svuota frigo. La solita cipolla che va nel solito burro, perché oggi è colesterolo day. Cacciamo i piselli, anche un po' di sale, un po' di pepe e della menta zombie. Facoltative, due uova che ora strapazziamo qua dentro. Strapazzatevi. Pam! Poco parmigiano e pronti! Con buona la menta, porca troia. Tutorial bello della pasta con i pomodorini gialli. Ma che dico bello, stupendo, radioso, come questi pomodori. Non ci crede nessuno. Tagli a pezzetti, ma se sono piccolini lasciali pure interi. Olio e cipolla. Appena la cipolla è colorata, pomodorini, fiamma alta. Aiutali a rompersi con una schiumarola. E ora li facciamo fare il minimo indispensabile. Mentre ci annoiamo, vi aggiungiamo un po' di cacio ricotta. Che poi non è cacio ricotta, ma è ricotta salata affumicata. Voglio che siano appena appena scottati. A fine cottura, sale e basilico. Hanno cotto circa 5 minuti a fiamma molto alta. Pasta cotta in padella, li facciamo fare un minuto. A fiamma spenta uno sputo di ricotta salata. Stavo per dire di nuovo cacio ricotta. Basilico, formaggio e pronti! Questo è tutto materiale da scarpetta, Molto buono. Rassodiamo queste uova. Acqua fredda fino a coprirla abbondantemente. Chiudiamo e portiamo a bollore. Poco olio e un po' di cipolla. Siamo italiani, un po' di cipolla ogni giorno va mangiata. Passata di pomodoro, ora la facciamo cuocere per un po'. Cerchiamo di renderlo più divertente. Peperoncino e origano. Bolle quindi 8 minuti. Prepara il raccogli uovo e dell'acqua fredda. Fare il sugo con la passata di pomodoro a luglio è da deficienti. Mai pensato di essere particolarmente intelligente, in effetti. Addirittura due. Ci metto il riso. Di freddo e non ci ustioniamo. Va come sono toniche. Uova sode in 8 minuti, tipo addominali perfetti in 3 giorni, anzi in 3 ore. Quando comincia ad attaccarsi al fondo, per me è pronto. Non accendiamo neanche la fiamma. Mescoliamo e basta. Se serve, un pochino di acqua di cottura. Uova rotte e pronti. Non una cena spaziale, ma almeno anche oggi abbiamo mangiato. A me piace l'uova sì. Sode.